sarà la privatizzazione dei beni pubblici. Ora, cioè, la cosa che le vorremmo chiedere è, alla luce anche della pronuncia della Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2011, che individua nei beni pubblici la funzionalità alla tutela della personalità umana nel corretto svolgimento dello Stato, gli strumenti offerti oggi dall'ordinamento sono sufficienti per esistere a quella che oggi è di fatto la spesa del patrimonio pubblico per rispondere a quello che ci viene chiesto in termini di sanità? Beni pubblici italiani, così come beni privati per la verità, sono una garanzia patrimoniale. Ora, siccome l'euro funziona come il gold standard e noi abbiamo una posizione negativa netta sull'estero, che però non è tanto alta, è abbastanza alta da dare potere ai nostri creditori, ma non tanto alta perché i nostri creditori vogliano consentirci di restituirci col reddito. Quindi è diciamo il cavallo di Troia questa cosa per eliminare industrialmente l'Italia, cioè eliminare il concorrente, che è una cosa meravigliosa questa, cioè ridurre l'Italia alla famosa fabbrica cacciavite in cui la proprietà estera stabilirà cosa e quanto si produrrà e qual è il livello di occupazione e il livello salariale. E allora, da questo punto di vista, la strategia dedicata all'Italia, guardate che questo è un punto fondamentale, è proprio questa, perché l'Italia è l'unico paese, andate a vedervi le serie storiche degli ultimi anni e gli indebitamenti annuali, è l'unico paese che è stato obbligato a rispettare il limite del 3% ed è l'unico paese in corsa, specialmente l'unico paese importante, quantomeno in corsa per il pareggio di bilancio. Per gli altri non si applica. I spagnoli saranno fortunati se riusciranno a rispettare il 6 o il 7%, dopo aver tenuto deficit ancora più alti, e addirittura ci vengono a dire che gli spagnoli sono un modello, vedete loro ce l'hanno fatta, le autorità europee ci vengono a lodare. Gli spagnoli, quando invece si dimenticano che se noi avessimo potuto fare un deficit al 6%, se non altro perché sarebbe stato presumibilmente un aumento della spesa pubblica corrente, con l'effetto del moltiplicatore in situazione recessiva che è superiore a 2, noi avremmo avuto una crescita niente male, e una crescita tale era addirittura da far diminuire il rapporto col debito pubblico e tra l'altro da portare probabilmente il rapporto del deficit agli stessi risultati, se non addirittura migliori, perché poi c'è il moltiplicatore che consente di aumentare il reddito, che è la base imponibile per l'entrata, perché il nostro problema è che noi continuiamo a moltiplicare i titoli d'imposta e alzare le aliquote perché diminuisce la base imponibile, quindi se aumentiamo la base imponibile aumentano automaticamente e proporzionalmente anche le entrate. Quindi non è tagliando la spesa pubblica che si possono tagliare le tasse, ma aumentando la base imponibile e quindi consentendo la graduale compensazione e la normalizzazione del gettito e della pressione tributaria, che ovviamente adesso è distruttiva.